tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sento a tuo giro d'amor. Delle belle turbando al riposo, ma ci sento a tuo giro d'amor. Non più vorrei questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più vorrei quei panacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti trai farfalloni amorosi. Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti, benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi preparo la torta di mele affondate. Come voi sapete, sul mio canale ci sono tantissime torte di mele, ma a mio parere questa è veramente molto molto buona. E adesso iniziamo la preparazione partendo dagli ingredienti. E vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per avere tutte le notifiche. Ed ora iniziamo. Per questa ricetta abbiamo bisogno di 400 g di farina 00 setacciata, 240 g di zucchero semolato, 400 ml di panna, 4 uova intere, 70 g di olio di girasole, una bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale e due belle mele grandi. Inizio la preparazione montando le uova con lo zucchero e il pizzico di sale e comincio a lavorare il tutto. Una volta sfumato le uova con lo zucchero, aggiungo l'olio e mescolo ancora. A questo punto unisco la panna, continuo a mescolare e dopodiché aggiungerò la farina con il lievito setacciato all'interno. Come vedete l'impasto ha cominciato a gonfiarsi, quindi a montare anche un po' la panna. E adesso piano piano incorporerò la farina con il lievito, come ho detto prima. Setaccio il lievito all'interno della farina che è già setacciata. Piano piano incorporo tutto nel composto. Mescolo un po' con le fruste spente per evitare che cominci a
a fuoriuscire tutta la farina. Ed ecco qua. Ed ecco, il nostro composto è pronto, bello, soffice e spumoso. Vedete? Ho incartato una tortiera quadrata da 25 cm a cerniera. Andiamo a versare all'interno l'impasto. Livello il composto in maniera uniforme, mi raccomando, eh? Andiamo con delicatezza, facciamo questa cosa. Ed ora passiamo alle mele. Andiamo a sbucciarle e le tagliamo in quattro parti. Una volta sbucciata la mela, come vedete, dobbiamo fare altro che affondarla nell'impasto. Quindi andiamo a fare così. Naturalmente non troppo giù. Ecco, diamogli un po' di spazio perché dopo farà tutto la torta. Spolverizzo la superficie con un po' di zucchero semolato. Se voi volete potete aggiungere anche quello di canna. E adesso fritta in forno. A dopo! E la nostra torta di mele è uscita dal forno. L'ho infornata a 165 gradi per 45 minuti, forno ventilato. Se avete il forno statico aumentate di circa 5-10 gradi la temperatura. E adesso la facciamo raffreddare e dopo la gustiamo. La torta è stata sformata e adesso completiamo la preparazione con una spolverizzata di zucchero a velo. E la nostra torta di mele affondate è pronta per essere gustata. Amici carissimi, spero che questa ricetta sia stata di vostro gradimento. Vi aspetto alla prossima. Un like al video, iscrivetevi al canale e se vi piace commentate. Mi raccomando, attivate la campanella per avere tutte le notifiche. E che dirvi, questa torta è semplicemente meravigliosa, vi invito a provarla e a farmi sapere poi com'è andata. E come dico sempre, vi do un arrivederci, un grazie e un abbraccio a tutti.
da Zia Franca.